Benvenuti a tutti. Oggi è lunedì, 21 novembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Impegnatissimi anche a casa. Non occorre andare in azienda per avere un grande affare, anche a casa se oggi avete optato per le grandi pulizie, spesona, riparazioni, o qualcosa di carino da fare, che vi piace e vi rilassa appunto. Con la bianca signora in sesta casa è qui che si impernia la scelta, se lavorare o darsi ai propri interessi oppure concedersi i soliti svaghi del lunedì, shopping, visita parenti o escursioni fuori porta, tutte opzioni piacevolissime che amate e vi allargano il cuore. Segno che la vita è bella e, qualunque siano le scelte del momento, in barba a Saturno rigorosa allo zenith, va vissuta con entusiasmo. Scrive Paolo Coelho, sfatando la speranza nella reincarnazione, sogna ciò che ti va, vai dove vuoi, sii ciò che vuoi essere, perché al solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Uomo di media età inaffidabile, talvolta disonesto e infedele, con una difficile situazione alle spalle. Sperpero di denaro ed eccessi di spesa. Dal punto di vista economico o si vivono o si stanno per vivere delle difficoltà evidenti. Non agitatevi se la vostra relazione clandestina o segreta sembra in stallo e a un punto fermo, potreste anche desiderare un appuntamento e tante coccole, ma per il momento sarà bene rinviare. Occhi indescriti sono in agguato e potrebbero rovinarvi la festa. Amori che ritornano. A volte, soprattutto i nati tra le 11 e le 15 del lunedì oggi potrebbero fare incontri con persone che sono state importanti nella loro vita. Occhio però. Sebbene tu abbia un apprezzabile senso di responsabilità, accetti più compiti di quelli a cui sei in grado di adempiere. Chiarite subito con un amico la vostra posizione e la vostra idea in merito a un problema piuttosto serio che avete entrambi, la chiarezza vi servirà per rendere più facile la soluzione che avete deciso di affrontare da soli. Attività sociali ti stimoleranno. Una persona rimarrà colpita da te anche se non ti darà modo di capirlo. Sarai discretamente affascinante. Un nuovo amore dietro l'angolo se siete nati di martedì. Buon intuito. Qualcuno dal passato potrebbe tornare a farsi sentire con fare ammiccante e sornione, prima di prendere qualunque decisione aspettate e vagliate bene la situazione da tutti i punti di vista. Sentirete il vostro animo percorso da nuova linfa e scoprirete che dentro di voi c'è tanta forza di volontà da poter costruire il futuro su basi completamente nuove. L'umore si fa scuro, la pazienza si riduce ai minimi termini, oggi siete una vera mina vagante. Non lasciatevi prendere da questo stato d'animo e cercate di recuperare in serata la tranquillità necessaria. Popolarità. Buon umore. Le persone cercheranno per la tua compagnia. Sii più selettivo. Scegli la qualità più che la quantità. Non fidarti troppo degli altri oggi. Se ha un po' di intuito e conta su te stesso. Tenete sotto controllo le vostre reazioni in campo sentimentale, che potrebbero manifestarsi quando meno ve lo aspettate. Oggi sarà il giorno dei ricordi, soprattutto in amore. Anche se le cose non sembreranno andare per il verso giusto in questa giornata, cercate di non dimenticare mai di sorridere. Soprattutto se fate un lavoro che vi mette in contatto con il pubblico, dovrete essere molto pazienti e non dovrete farvi assalire dalla rabbia. Cielo di metà autunno abbastanza sereno per tutti voi taurini. Il sole è tecnicamente negativo, ma la sua funzione è essenzialmente dinamica e atta a smuovervi, non a danneggiarvi particolarmente, specie se siete nati nella prima decade. Avete molto da recuperare a livello personale con alcune persone, per voi insospettabili, ma che attendono da un po' un vostro segnale. Le avete lasciate indietro senza motivo e senza grandi attenzioni. In pratica, si potrebbe trattare di un amico o di un componente della famiglia, che non avete calcolato e che avete dato per scontato. Vi capita abbastanza spesso, quindi non c'è nulla di nuovo all'orizzonte, se non che avete troppi impegni. In questa giornata, porterai a termine i compiti che ti verranno assegnati nel lavoro, anche se ciò potrebbe farti rimandare un impegno che avevi preso da tempo. In ambito affettivo, se sarai maggiormente diplomatico ed accondiscendente potrai vivere meglio il tuo rapporto.
amore. Sarai sostenuto dalle stelle nei tuoi approcci amorosi in questa giornata, per questo potrai contare sul magnetismo del tuo fascino che ti consentirà di conquistare la preda ambita. Ti aspetta una notte di sesso perché hai la complicità di un partner altrettanto compiacente. Cari Toro, dovete prendere tempo perché vi aspettano discorsi importanti in amore. Sul lavoro serve assoluta calma, non fatevi prendere dall'ansia, anche se qualcosa non sta andando secondo le previsioni. Cercate di rimboccarvi le maniche. Se siete single e siete alla ricerca di un legame romantico, dovrete trovare un modo per chiarire le vostre intenzioni. Sembra che tu sia un po' intenso, e potrebbe essere necessario calmarsi un po' per non spaventare nessuno. Appoggiati da benefici influssi celesti, primo fra tutti, Plutone nel segno amico del Capricorno, specie se appartenete alla terza decade, voi Toro vivete una fase molto creativa sotto tutti i punti di vista per la vita sentimentale. Il pianeta fa scoccare la scintilla del desiderio negli amori antichi e nuovi, provocando fibrillazioni e scossoni nel vostro temperamento pacato e abitudinario. Soltanto i nati tra il 7 e il 15 maggio, con Saturno imbronciato, potrebbero verificare un momento di sbandamento e di confusione in serata a cui non sapranno dare spiegazione, si avvertirà un richiamo dei sensi che andrà ben oltre quello sporadico gusto dell'avventura che di tanto in tanto interessa pure il vostro segno. Saprete governarlo. Lavoro. Dovrai fare un'azione di forza nei confronti di un superiore che finge di non accorgersi dell'attuale situazione che infastidisce parecchie persone nel tuo lavoro. Se lavori in team, i rapporti con i collaboratori saranno un po' difficili, qualcuno si comporterà in maniera scorretta nei tuoi confronti e rimarrai amareggiato. Diffidati da quei colleghi che si atteggiano in una grande air di certo fuori luogo. Tanto fumo e niente arrosto. E se cercano in qualche modo di manipolarvi, fate attenzione a non cadere nell'inganno. Seri, metodici, garbati. Così vi fate valere nel vostro habitat lavorativo. E in questo modo vi conquistate il plauso dei superiori e di tutti i vostri colleghi. Se siete nati della prima decade con Urano benefico avrete la strada in discesa per successi imminenti. Benessere. Ora che il sole non è più contro, la vostra forma fisica è discretamente sostenuta dai transiti celesti. Dovrete trovare anche il modo per pensare a voi stessi e per occuparvi del vostro fisico. Mercoledì cominciate una dieta che comprenda anche qualche tavoletta di guaranà. Cominciate a ritagliare tempo per voi stessi prima ancora che per il lavoro o gli impegni. Regalandovi qualche coccola in più sicuramente ne gioverete bene e avrete riscontri positivi nella vita quotidiana. Per lei, al solito meccanismo che regge la società non sfuggite nemmeno voi, lavoro per guadagnare, guadagnare per spendere e creare nuovo bisogno di lavoro. E così oggi andate a fare shopping, con la scusa delle feste che si avvicinano. E della casa che reclama sempre qualche necessità. Per lui, fuori dall'ambiente consueto, parlare di voi stessi, raccontare i vostri piccoli grandi segreti vi risulta più facile, naturale. A casa no. Siete più chiusi, al massimo vi confidate con Snoopy. Colore delle emozioni, verde pallido. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 9, finanze, 8, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.